ottime come antipasto o per un aperitivo, scenografiche e saporite. Queste girelle alla curcuma e semi di girasole sono fatte con un impasto simile a quello del pane, ma con aggiunta di olio d'oliva. Ciao a tutti, io sono Cos e faccio cose e con Rosetta, il mio lievito madre, preparo tante ricette che fanno bene al cuore e alla pancia. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella e venite a trovarmi su Instagram, Facebook e TikTok. Per 20-25 girelle ci servono 500 g di farina zero, 250 g di semola, 130 g di lievito madre rinfrescato e raddoppiato, 90 g di olio extravergine d'oliva, 8 g di curcuma, 70 g di semi di girasole, 10 g di sale, 20 g di zucchero e 375 g di acqua a temperatura ambiente. Partiamo come sempre formando una crema con il nostro lievito madre e una parte dell'acqua della ricetta. Poi prendiamo le farine e versiamo la curcuma. Con una forchetta misceliamo le polveri insieme per amalgamarle. Aggiungiamo lo zucchero, il lievito sciolto e l'acqua rimasta. Sempre con la forchetta iniziamo ad impastare. Per inglobare la farina iniziamo ad impastare a mano. Aggiungiamo l'olio d'oliva e impastiamo in ciotola fino a quando tutti gli ingredienti verranno assorbiti e la ciotola non sarà pulita. A questo punto si comincerà a vedere il colore giallo della curcuma che caratterizza l'impasto di queste deliziose girelle. Ci spostiamo sul piano e aggiungiamo il sale. L'impasto è formato, ma non è ancora liscio e omogeneo, quindi non ci resta che farlo riposare per 20 minuti prima di impastarlo ancora. Il tempo di riposo ci risparmia molta fatica in quanto, come vedete, il panetto, che prima era ancora grezzo, è diventato facile da manovrare e molto elastico grazie alla formazione della maglia glutinica. Copriamo ancora per 20 minuti e poi procediamo a fare una piega a tre. Pirliamo e facciamo un altro riposo di 20 minuti prima di laminare il nostro impasto per inserire i semi di girasole. Questa tecnica è la più semplice per inserire e distribuire bene negli impasti qualsiasi tipo di sospensione. In sostanza, dobbiamo bagnare il nostro piano di lavoro, così che l'impasto possa scivolare e allargarsi senza strapparsi, e con le mani allungare e allargare l'impasto fino a farlo diventare abbastanza sottile.
Una volta steso, distribuiamo 50 g di semi di girasole. Il resto lo aggiungeremo prima della cottura sulla superficie. Effettuiamo una piega a 3 e arrotoliamo l'impasto su se stesso. Facciamo la pirlatura e copriamo ancora per 20 minuti. L'ultima piega che faremo servirà a distribuire ancora meglio i semi nell'impasto. Una volta fatta, ungiamo un contenitore con olio e spostiamo l'impasto fino al raddoppio, quindi per circa 4-6 ore in base alla temperatura che avete in casa. Al raddoppio facciamo le porzioni dividendo il nostro impasto in palline da 60 grammi. Ne verranno circa 23. Io le ho preparate per un aperitivo, quindi volevo che fossero piccole, ma se volete farle più grandi ed usarle magari come pane, aumentate tranquillamente il peso di ciascuna girella. Per formarle, allunghiamo un filoncino con le mani fino a circa 40 cm. Poi arrotoliamolo su se stesso. Mettiamo le girelle su una teglia rivestita con carta forno per la seconda lievitazione, per la quale dobbiamo aspettare 2 ore perché crescano in volume prima di cuocerle. Visto che si era fatto tardi, ho deciso di metterle in frigo tutta la notte. Il mattino dopo alle 11 le ho tirate fuori e ho atteso un'ora perché tornassero a temperatura ambiente e 2 ore per farle crescere. Accendiamo il forno a 180 gradi e mentre si scalda cospargiamo d'olio le girelle, facendo delicatamente per non sgonfiarle. E infine cospargiamo con i semi avanzati. Inforniamo per 15 minuti in forno caldo a 180 gradi. Appena sfornate, le spostiamo su una griglia per farle raffreddare. Le girelle che non vedete le ho messe in una teglia come fosse una torta di rose e sono davvero scenografiche, tutte vicine vicine. Ma ora mi lancio all'assaggio di queste girelle profumatissime e morbide. Già da sole sono perfette, ma perché non esagerare e dividerle a metà e farcirle con una fetta di mortadella? Da gustare come finger food o come pane, queste girelle sono saporite e vi stupiranno. Non mi resta che salutarvi. Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. E se questa ricetta vi è piaciuta, condividetela e venite a trovarmi su Instagram, Facebook e anche su TikTok. Come di consueto, vi do appuntamento alla prossima ricetta. Ciao!